Bentornati cari amici, torniamo a parlare di TikTok andando a scoprire altri 5 trucchi che forse non conoscevi. Siete pronti? Sigla! Iniziamo immediatamente. Col primo trucco andremo a vedere come passare all'account del creatore in pochi semplici passaggi. Rechiamoci sul nostro profilo su TikTok e clicchiamo sui tre puntini in alto a destra. Andando nella sezione Gestione account, potremo passare rapidamente all'account creatore. Vi compariranno così nuove opzioni, come l'importantissima sezione analitica. Qui potrete controllare numerose statistiche riguardanti il nostro canale, i followers e i video caricati. Può capitare poi di non voler rendere pubblici tutti i video che creiamo su TikTok. Per creare un video privato, clicchiamo sul più al centro e giriamo un nuovo video. Oppure carichiamo una clip dalla nostra galleria. Non appena avremo terminato l'operazione, clicchiamo sulla spunta a destra e premiamo su Avanti. Nella sezione Chi può visualizzare questo video, dovremo optare per privato. Premiamo allora su Pubblica e saremo solo noi a poter vedere il nostro video su TikTok. Ma in questo modo lo avremo comunque salvato in galleria, pronto da condividere con i nostri amici. TikTok, come tutte le app, può arrivare ad occupare molta memoria sul nostro smartphone. Quello che andremo a fare noi è eliminare la memoria cache, quindi file temporanei e nulla di personale. Nuovamente nelle impostazioni del nostro profilo, scorriamo in basso fino a Libera spazio. Dove troviamo la memoria cache occupata, premiamo su Cancella. Io per esempio nel mio caso avrò liberato quasi 85 MB. Con il quarto trucco di oggi andiamo a scoprire come utilizzare la funzione Stitch, che ci permette di creare un nuovo video partendo da uno già esistente. Clicchiamo sul tasto condividi del video in questione e poi su Stitch. Selezioniamo allora la parte di clip che farà da inizio per il nuovo video e premiamo su Avanti. Ora potremo continuare il video come vogliamo. Altra opzione davvero utile è quella che ci permette di creare copertine personalizzate. Creiamo un nuovo video su TikTok e premiamo su Avanti. Prima di pubblicare il video, scegliamo Seleziona copertina. Adesso potremo decidere tra numerosi stili di testo e scegliere cosa scrivere sulla copertina. Sistemiamo quindi il testo nella posizione più appropriata ed infine premiamo su Preferisci. Grazie alle copertine, i video sul profilo sono più professionali e fanno capire subito ai nostri followers quello di cui andremo a parlare. Ed anche per oggi è tutto. Se il video ti è piaciuto, mettimi un like ed iscriviti al canale. Ti ricordo che se vuoi richiedere un tutorial ti basta commentare un qualsiasi video sul mio canale. Io come sempre ti aspetto nel prossimo tutorial. Ciao!